Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. E allora, ridendo e scherzando, cara mia amica, collega e co-conduttrice di questa trasmissione, siamo arrivati alla decima puntata. È vero. Possiamo... Sembra ieri, no? Si dicono sempre le solite frasi, sembra ieri che abbiamo iniziato questa avventura che oggi ha una tappa fondamentale, Greta. Sì, perché tra l'altro, insomma, questo percorso l'abbiamo iniziato parlando dell'auto elettrica, quindi comunque mobilità sostenibile. Ecco, terminiamo queste prime 10 puntate, ma la trasmissione non si fermerà qui. Parlando di cicloturismo, mobilità ciclistica urbana, e quindi comunque, insomma, torna il tema del viaggiare ovviamente in tema ecologico. La grande domanda che incombe sempre, ecco: il futuro delle nostre città e dei territori è su due ruote? Domanda. E abbiamo adesso qui cercheremo di capirlo. I nostri preziosissimi ospiti, allora, che ci terranno compagnia almeno nella prima parte. Sì, allora è qui con noi Enrico Valentini del direttivo Legambiente Arezzo e Legambiente Toscana, gli diamo il benvenuto, e Giovanni Cardinali, consigliere nazionale della FIAB. Poi nella seconda parte invece avremo Alessandra Pedone, sempre della FIAB, e un collegamento telefonico con Bernardo Mennini, quindi insomma state con noi per sentire tutti i nostri contenuti. Insomma, in questa puntata appunto parleremo assolutamente del mezzo più ecologico che esiste. Io devo dire, sono un cattivo esempio da questo punto di vista, invece non credo in che bici. No, non vado in bici. Io sono non un vado in bici. Ecco, infatti sapevo che tu sei invece più ecologico, ecco, in questo senso. E quindi, insomma, è davvero importante. E poi, insomma, è importante anche per la propria salute, non solo per il nostro ambiente. Allora, iniziamo subito a capire perché, insomma, questa buona pratica di cui parliamo oggi è importante, iniziando dalla FIAB, spiegando ai nostri ascoltatori intanto che cos'è la FIAB e di che cosa si occupa. Sì, allora la FIAB è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, non è un'associazione sportiva, anche se all'interno della nostra struttura, della nostra organizzazione, le associazioni sparse un po' in tutte le regioni italiane, ci sono degli sportivi. Noi sosteniamo in modo particolare il ciclismo urbano e il cicloturismo, ma non con pratiche che a volte possono risultare estreme, ma per la mobilità dolce, la mobilità lenta e soprattutto la mobilità muscolare. FIAB è stata fondata diversi anni fa a Milano e poi si è sparsa un po' in tutta Italia. Adesso siamo diventati, si può dire, una vera e propria lobby, oltre che un'associazione di amici della bicicletta. È una lobby così forte che siamo riusciti sul finire della legislatura passata a far approvare una legge. Una legge che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio scorso e ha questo titolo: disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. In questa definizione abbiamo un po' tutto, perché uno degli obiettivi principali della legge appunto è quello di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane che per le attività turistiche. Questo, ecco, è molto da quanto era atteso, diciamo, questo testo, perché poi ovviamente è vigente. Dunque, questo testo è vigente dal 15 di febbraio, quindi pochi giorni fa. È già entrata in vigore, è stata approvata praticamente quasi all'unanimità dal Parlamento, sia alla Camera e al Senato, come fu approvata nel 2012 la legge regionale numero 12 sulla mobilità
ciclistica, in entrambi i casi la FIAB ha redatto il testo e poi dopo ha consigliato ai vari parlamentari di integrazione o correzioni in relazione a quel al lavoro che interveniva rispettivamente nella commissione regionale che a suo tempo era presieduta da Vincenzo Ceccarelli e nelle commissioni parlamentari sia alla Camera che al Senato. Ecco, è una legge che voi aspettavate da tanto tempo, no? Diciamo sì. Che usando una terminologia calcistica hanno provveduto in zona Cesarini, stranamente. Sì, sì, insomma, sì, no, ma fanno come quando andavo a scuola io, facevo le corse finali. Insomma. Sì, usando una la tecnica calcistica, ma anche di pallacanestro, perché sono stato fra l'altro un giocatore di pallacanestro, gli ultimi giorni abbiamo adottato il pressing. Il pressing. Va bene? E quindi abbiamo fatto in modo che con i parlamentari a noi più vicini, nel senso che erano sensibili su questo tema, guardate, se non passa questa legge sarete stroncati. Vi si bucano le ruote. Vabbè. Okay. Allora, venendo invece a Lega Ambiente, intanto non abbiamo ricordato, Massimo, che appunto ci seguono ovviamente anche gli amici di Facebook sulla nostra pagina che si chiama proprio Le Buone Pratiche. È consuetudine che ci trovino. Anche su Facebook, però quindi siamo in diretta in streaming su Facebook, quindi sappiamo che insomma tanti ci seguono tramite questo social. Cosa emerge da questo primo rapporto di Lega Ambiente sulla economia della bici? Intanto, che cos'è l'economia della bici? Sì, no, tanto mi preme sottolineare una cosa, che all'interno dei rapporti di ecosistema urbano il dato sulla ciclabilità e sulla mobilità ciclistica, che denota appunto una città più ecologica, e il dato si è affinato abbastanza, quindi non sono solamente il numero di metri di piste ciclabili per abitante, ma anche la modalità, quante persone si muovono in bicicletta in percentuale negli spostamenti in città, i metri equivalenti di pista ciclabile, che sono anche aree verdi, zone pedonali, ZTL con bicicletta e anche tanti sistemi, zone 30, zone 20, a traffico a velocità moderata e mitigata. Ecco, per tornare alla domanda, che cos'è? È un rapporto che dice con grande chiarezza che la bicicletta fa bene anche all'economia, muove circa 6,2 milioni all'anno, che più dell'indotto, per esempio, dell'esportazione del vitivinicolo. Ad esempio, si sta facendo riferimento alla produzione di bici? No, alla produzione di bici. L'Italia è il primo paese europeo come produzione, con oltre 2 milioni di pezzi. Grandissima tradizione. Supera la Germania, alt. Tradizione sì, ma non è in testa per le vendite. Per le vendite in testa la solita Germania, evidentemente. Questo non avevamo dubbi. Sì, però ecco, diciamo è in posizione mediana. E poi non vengono acquistate le biciclette, diciamo, di fascia medio-alta, ma di fascia medio-bassa. L'Olanda è quella che spende di più, circa 900 euro per bicicletta. L'Italia si situa in una zona mediana, 350. Sì, ma per esempio è molto bassa la percentuale di bici a pedalata assistita, ne vengono vendute solo circa 50.000 all'anno, che è un numero piuttosto basso. Il perché lo vediamo, ma questo è un discorso più ampio, che è appunto relativo alla Non è perché siamo tirchi. Assolutamente, è legato ai furti. Anzi. E anche, certo, ma è legata anche al modello di spostamento urbano, per cui gli spostamenti urbani in bicicletta non sono facilitati e in Italia si situano su 3,5% di spostamenti totali, contro percentuali di alcune città come Bolzano oppure Pesaro, che siamo ben oltre il 25%, ma una nutrita pattuglia ben oltre il 15% di spostamenti. Ferrara, so che è una città modello da questo punto. Ferrara, certo, nella top 10 Ferrara, assolutamente. Nella top 10 ci sono anche città molto vicine a noi come Pisa, Rimini,
Forlì, Ravenna, Pesaro, l'ho detta, quindi ci sono anche città medio piccole che sono nella top 10 della mobilità ciclabile, che si avvicinano e superano e sono identiche in tutto e per tutto alla mobilità ciclabile che c'è nei paesi civili, vale a dire l'Europa, no? E che quindi che si avvicinano a quello che si pensa che sia l'ottimale, che è il 20-20-20, cioè 20 in bicicletta, 20 a piedi, 20 in mezzi pubblici e il residuale in automobile, purché si tolga, si moderi la pericolosità del traffico e si ragioni invece sulla mobilità, cioè quindi si tolga, si dia più sicurezza a chi viaggia sulle due ruote, perché il numero degli incidenti è in calo in totali, circa intorno ai 200.000, però i morti sono in calo, anzi l'anno scorso sono in leggero aumento, però di poco, e i morti sono in calo, sono dai circa 3.500 all'anno. Però abbiamo stazionari i morti tra ciclisti e pedoni. 250 ciclisti, 600 pedoni all'anno muoiono sulle nostre strade, soprattutto in città. È vero che è stata abbassata la mortalità in autostrada, è stata abbassata la mortalità nelle automobili, tutti i sistemi di sicurezza per chi va in auto. Per chi va a piedi e in bicicletta non c'è sicurezza. E questo attiene alle politiche dell'urbanistica e della trasportistica all'interno delle città. Ecco, cardinali, volevo sentire su sì, questo. Sì, anch'io su una domanda. Prego. No, vai Greta. Sì, no, volevo capire sì, rispetto a quello che diceva ora Valentini. Adesso Enrico, che ha la doppia tessera, non l'ha detto, ha Legambiente e FIAB. Io ho una doppia tessera invece, FIAB e ACI, Automobile Club d'Italia. L'ho detto più di una volta a Mennini, però ovviamente tifo più per FIAB che per ACI, perché credo che il cambio di paradigma che ha determinato anche la approvazione di questa legge ormai è consolidato, ormai è nella coscienza comune che se si vuole superare le criticità derivanti dal traffico urbano, che non solo è altamente sinistroso ma anche altamente inquinante, bisogna pianificare come prevede questa legge, tant'è che questa legge, ripeto, che è entrata in vigore, e lo sottolineo ancora una volta e lo evidenzio in giallo, e promuove quell'uso della bicicletta al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, perché niente di meglio di chi pedala per vigilare il territorio, perché si va a una velocità tale, come del resto anche chi va a piedi, per poter osservare passo passo tutto quello che avviene. Pensiamo a quando passeggiamo o andiamo in bicicletta sul sentiero della Bonifica, e fra l'altro fa parte della rete cicloturistica nazionale sotto la sigla EV7, Ciclovia del Sole, che dal Brennero porta fino a Pozzallo, ecco, in Sicilia. C'era una domanda di Massimo. Sì, la domanda che volevo fare è proprio in collegamento, stretto collegamento con quello che è quella che è stata la politica per anni riguardo alla tutela e allo sviluppo della sostenibilità dal punto di vista urbano a favore dei ciclisti. Faccio un esempio, le rotatorie, che sono le ultime opere praticamente, no? Perché la rete viaria aretina è cambiata di poco nulla, però ecco, le rotatorie, non c'è una rotatoria che abbia una corsia a favore dei ciclisti. E perché mai, sono mai state possibile. Progettate male. Poi fra l'altro ho scoperto l'anno scorso facendo un servizio per Teletruria insieme a voi che la madre di tutte le rotatorie, che la chiamo quella lì davanti alla vicino all'Ipercop, praticamente quella lì. Ci sarebbe un tunnel sotto, deciso. Sì, che stata una sono arrivati a metà, poi non si sa per quale motivo, magari me lo spieghi, no. L'hanno ricoperto di terra, cioè l'hanno detto basta, non si fa più. Sì, non te lo posso spiegare. Quello avrebbe risolto diversi problemi. Sì, no. Come del resto la rotatoria dopo l'ospedale, che invece va verso via della Fiorandola, nel sottopasso, e quindi con una intersezione a livello abbastanza comoda e sicura. D'altra parte le rotatorie in ambiente urbano dovrebbero essere tutte progettate
Sanremo è quella che abbiamo nei pressi di via Benedetto Varchi, dove c'è un discount, mi sembra, dove abbiamo un anello colorato di rosso per invitare il ciclista a stare nella parte esterna, così che è meglio visibile nel caso di cambiamento di corsia da parte delle autovetture. Però purtroppo, e qui è anche una nostra campagna stiamo facendo nei confronti dei tecnici comunali e degli enti locali in genere, non c'è una cultura per la progettazione delle infrastrutture che favoriscano la ciclabilità, la mobilità ciclistica. Voi pensate, quando mi sono laureato io, le piste ciclabili non esistevano, sono state introdotte con un regolamento sul finire degli anni 90 e ancora tuttora solamente pochissime università insegnano la progettazione di mobilità ciclistica sia in ambiente urbano che extraurbano. Io mi sono trovato qui, ho davanti a me un PowerPoint che mi serve per parlare, mi sono trovato a parlare, a fare una lezione all'Ordine degli Ingegneri di Pisa 2 settimane fa e ho citato appunto un principio che è più difficile progettare una infrastruttura ciclabile in sicurezza che non un aeroporto, cioè non serve essere un pilota per progettare un aeroporto, ma per progettare bene le piste ciclabili bisogna essere ciclisti, così si impara a non interrompere all'improvviso come ai bastioni Santo Spirito che si arriva ciclabile. Lì, oddio adesso dove vado, sì, va sì. Bene? Perché allora, dobbiamo su come sono state sviluppate le sì. piste ciclabili ad Arezzo, si potrebbe fare una sì. puntata a parte. Ci dobbiamo fermare per il nostro piccolo stacco, sì. Poi dobbiamo fare il cambio degli ospiti e sentire anche telefonicamente Bernardo Bennini, quindi a tra poco. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ed eccoci alla seconda parte, cara Greta, diciamo sì. che abbiamo piano piano sviluppato questo discorso, una domanda tirava quell'altra, insomma sì, sì, diciamo ci che siamo un po' allungati. C'è tanto interesse intorno a questa figura mitica della bicicletta. Esatto. Allora diamo il benvenuto ad Alessandra Pedone, segretaria della FIAB, e tra poco ci collegheremo anche con Bernardo Mennini, presidente di ATAM, perché ovviamente dobbiamo parlare anche di questo bike sharing, no? Che è un progetto insomma che ad Arezzo sta prendendo sempre più campo. Intanto sentiamo proprio con Alessandra Pedone qual è la situazione ad Arezzo. L'abbiamo un pochino accennata prima dello stacco pubblicitario, insomma non è che siamo messi proprio benissimo, no? Ci sono queste piste che ogni tanto si interrompono e quindi è un po' difficile, no? Essere ciclisti ad Arezzo o no? Sì, mi riallaccio all'intervento di Giovanni Cardinali su come dovrebbero essere fatte le piste ciclabili. Ad Arezzo purtroppo, nonostante si sia anche investito nelle piste ciclabili, perché negli anni non possiamo dire che non ci sono, ce ne sono diverse, anche nuove così, però è mancato fino ad oggi una visione complessiva della mobilità ciclistica, per cui le piste ciclabili esistenti non sono collegate tra di loro. Noi ogni anno facciamo, durante la settimana europea della mobilità sostenibile, dal 16 al 22 settembre, il censimento dei ciclisti urbani, sempre con gli stessi criteri, per cui sono confrontabili i dati negli anni. Utilizziamo 3 punti della città, in fondo a via Petrarca, via Crispi e piazza Saione. Sì. E confrontandoli negli anni abbiamo visto un aumento, appena realizzata la pista ciclabile di via Roma, via Crispi, c'è stato un aumento, per cui è molto utilizzata quella pista. E poi invece negli ultimi anni si è assistito ad una diminuzione, perché è un po' peggiorata la situazione, non ci sono i collegamenti e non è sicuro per i ciclisti. Per chi normalmente la utilizza, la bicicletta non ha bisogno di grosse infrastrutture, va anche nel traffico, però per chi deve essere invogliato ad utilizzarla è necessario garantire una situazione di sicurezza maggiore. In molte circostanze serve da parcheggio per le macchine, parcheggio alternativo. Sì.
purtroppo, fino a poco tempo fa, fino a che non l'hanno modificato davanti all'ospedale, sì, era diventato proprio una Babilonia. Sì. Abbiamo in linea Bernardo Mennini, presidente dell'ATAM, al quale diamo il benvenuto all'interno di questo spazio. Ciao Bernardo. Buongiorno a voi. Allora, Presidente, parliamo di questo bike sharing che è stato ha preso il via alcuni anni fa. A che punto siamo qui ad Arezzo? Noi abbiamo cercato di far sì che questo investimento, che era stato comunque fatto, che è un investimento degli aretini, non andasse perduto. Quindi abbiamo cercato di capire, prima di ogni altra cosa, qual era lo stato di utilizzo, quindi capire quali erano le direttrici più gradite dagli utenti, cercando di lavorare proprio su quelle. Cioè, invece che aprire in maniera indifferenziata, abbiamo detto quali sono quelle più seguite. Abbiamo visto che, per esempio, il tracciato che va dalla stazione al tribunale era quello particolarmente utilizzato, e quindi abbiamo lavorato per sviluppare quello ed altri. Quindi la nostra ottica è quella di dire l'attuale, capire quale può essere l'elemento che l'aretino può gradire e rafforzare quella direttrice, e poi estendersi piano piano, cercando di svilupparsi verso binari utilizzabili. Non vogliamo buttare soldi, questo è il concetto. Menini, quali sono i numeri? Cioè, quanta gente? Questa è una cosa che mi sono chiesto spesso quando ci siamo incontrati. Non ho avuto occasione, diciamo, di fare questa domanda, la colgo al volo in questo momento. Quali sono, quanti sono le persone che utilizzano, quante sono le persone che utilizzano questo mezzo di locomozione, di questo bike sharing? Dunque, le fasi sono diverse, dobbiamo analizzarle tutte, perché adesso si rischia di fare la fotografia a un qualcosa che non è più. All'inizio c'è stato un gran numero di iscritti, quindi c'era 200 e più iscritti, quindi al servizio. Poi, dovuto al fatto che questo genere di servizi vanno continuamente ripubblicizzati, sviluppati, perché sennò rischiano di non essere più percepiti come utilizzabili, e la gente si tira indietro. Il servizio aveva avuto dei momenti di molto, molto, come si dice, bui all'inizio, prima ancora che noi facessimo quella scelta, appunto, di rafforzare le direttrici più utilizzate. Attualmente gli iscritti sono sopra i 300-350 nel complesso, e quindi diciamo che l'utilizzo si è elevato notevolmente, però dobbiamo tener conto che questo genere di mobilità non dobbiamo vederla solo ed esclusivamente come nell'utilizzo semplice, per cui se viaggiano 30 persone o 50 persone è un insuccesso, è un tassello che si aggiunge a un meccanismo di mobilità della città. In questa città noi abbiamo bike sharing, car sharing, sistema di parcheggi che devono andare all'unisono. Questa è la visione che deve essere mantenuta, perché se un investimento è stato fatto, o questo investimento si cerca di svilupparlo, o se no sono soldi buttati. Questo è il punto sul quale stiamo lavorando, per evitare che un investimento che è costato tanti anni fa moltissimo rischia, se non sviluppato adeguatamente, di diventare una cattedrale del deserto. Questo non lo possiamo permettere. Sta okay. Andando in bicicletta, perché la sentiamo. Sì. Sembra Pantani sullo Stelvio. Mi sono spostato che sono fuori. Mi scuso, anzi, se ora vi fermo, così almeno riusciamo a parlare. No, era una cattiveria di Massimo Cialli. Sono a piedi, non in bicicletta, pertanto sono un ciclista, che io mi piace, insomma, quando posso ci vado, ma in ogni caso ora sono qua. Ora è un pedone, va bene, quindi io direi di ringraziare Bennini, grazie. Alla prossima. Grazie a voi, a disposizione. Ci sarà di nuovo occasione, grazie mille. Grazie. Allora, ci sono, se non sbaglio, insomma, tante iniziative da parte della FIAB, tra l'altro quella prossima che andrete a... Sì, prossimo 25 febbraio. Sì, è la prima gita dell'anno ed andremo a vedere la nuova passerella realizzata poco prima di Ponte Buriano sul canale Maestro della Chiana, che è molto importante perché servirà a collegare la ciclovia dell'Arno, che è in fase di realizzazione, con il sentiero della bonifica.
e faremo un giro di una 35 di chilometri molto tranquillo, possibile, aperto a tutti quanti, anche i bambini. Non so chi di voi due può rispondere a questa domanda, che, quali sono i tempi di realizzazione di questa ciclovia dell'Arno, che sarà un'opera importantissima? È finanziata, per cui i tempi dovrebbero essere abbastanza veloci, in gran parte è già realizzata, ora non so i tempi precisi. Alcuni tratti sono già utilizzati. Tratti sono già utilizzabili. In Casentino ne è stato già fatto una parte tra il collegamento, tra l'altro molto importante, tra Rassina e Bibbiena, che evita tre anni 71. Ci suggeriscono da insomma non è pochissimo tre anni non è pochissimo, però è graduale, vabbè. A mano che è realizzata è possibile utilizzarla, e comunque ci sono in molti tratti delle percorsi alternativi a basso traffico. Ricordiamolo, quando sarà terminata sarà possibile arrivare fino a Pisa, fino a Pisa. Ecco, Arezzo in questa maniera quindi è un po' tagliata fuori, no, dal cicloturismo, che insomma poteva intercettare anche i nostri territori. Tutt'altro, c'è il sentiero della bonifica, c'è la ciclopista del sole che passa di qua, la Tirreno Adriatico, insomma tutt'altro, voglio dire. Io volevo correggere una cifra di prima, avevo detto 6,2 milioni, in realtà sono 6,2 miliardi, che è cifra ampiamente sottostimata, l'economia della bicicletta nel nostro paese. Quindi avevo sbagliato di ben tre ordini di grandezza. Può succedere, nella fretta non avere i numeri sotto mano. Quindi la cifra è notevole e mette insieme un po' tutte le categorie, c'è anche quello che si risparmia in salute, e ovviamente quello che si risparmia in benzina, in tempi di percorrenza, e gli artigiani che ci lavorano sopra. Tutta una massa enorme di fattori che fanno sì che l'economia che muove, che la bicicletta muove, è tutt'altro che scarsa, anzi è molto, molto significativa, devo dire questo. Allora, la domanda che volevo fare in precedenza, nella prima parte, che era collegata ai dati che sono stati resi noti, relativi al fatto che in Italia si spende mediamente meno rispetto agli altri paesi europei per l'acquisto della bicicletta. Ma c'è un perché? Perché purtroppo i furti di bicicletta in Italia sono veramente un numero che definire allarmante è un eufemismo, insomma, purtroppo. Un fenomeno sempre in aumento. Sì, non è solamente un fenomeno italiano, anche in Olanda è molto diffuso, e le biciclette sono molto più utilizzate che da noi e viene speso di più. Va fatto un'opera di educazione, abbiamo anche un manualetto noi per cercare di evitare il furto di bicicletta. Ci fa qualche esempio? C'è modo di ma evitarlo, è intanto veramente. Il modo con cui viene legata, poi utilizzare dei catenacci, delle chiusure buone, e poi comprare biciclette adeguate, e c'è un numero di telaio, renderle riconoscibili, e sono questi gli accorgimenti. Denunciare sempre quando nel caso di furto, e non acquistare biciclette che non siano certificate, di cui non si conosca la provenienza, perché altrimenti si incrementa questo giro. È chiaro che se vengono acquistate le bici rubate a pochi euro, poi il giro aumenta, del furto e della ricettazione. Perché mi ricordo quando feci l'intervista a voi, sempre per Teletruria, consigliaste due tipi di lucchetti distinti, quindi ancorarla proprio nel vero senso della parola. Sì, ecco, va ancorata a un palo basso. Per questo è importante avere delle rastrelliere adeguate, queste che sono normalmente utilizzate ad Arezzo permettono di legare la ruota, però la bicicletta, il telaio può essere portato via, invece occorrono delle rastrelliere che permettano anche la chiusura, l'agganciamento al telaio della bicicletta, e quindi evitano, insomma, il furto, rendono più difficile il furto quantomeno.
siamo veramente quasi in chiusura, siamo già ai nostri buoni 29 minuti. Vedo che insomma Massimo è un argomento che a te piace molto, non che gli altri ti piacessero meno, però sei veramente, come dire, navighi nel tuo avevo questo progetto che ogni anno rimando di accantonare definitivamente lo scooter, sono uno scooterista, e prendere una bici a pedalata assistita, però mi scoraggio sempre perché il venditore, che fra l'altro è anche il nostro sponsor, mi dice sempre: ma insomma, la lasci di qua, di là, di sopra e sotto, dici veramente che te la portino via. E quindi insomma diventa un po' farsi portare via 3.000 euro di bicicletta, insomma non è una cosa, cioè, a parte che pedalata assistita si va dalle 2 alle 3.000 euro, insomma la bicicletta diciamo anche un po' meno, però insomma bene, siamo veramente arrivati in chiusura di questa puntata delle buone pratiche, dove abbiamo parlato di mobilità ciclistica urbana. Appunto, secondo me, la domanda che ci eravamo fatti all'inizio, cioè se il futuro delle nostre città e dei territori è su due ruote, è un la risposta sì. È sì, ecco, è un sì pieno. E quindi ringraziamo Alessandra Pedone, Enrico Valentini, Giovanni Cardinali e Bernardo Benini, che è stato con noi al telefono, e noi diamo appuntamento alla prossima settimana. A giovedì prossimo per l'undicesima puntata. E grazie come sempre a Destra e a Lega Ambiente che insomma ci sostengono in questo progetto. Arrivederci. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Legambiente.